Un critico tedesco ha definito Anish Kapoor l'artista più affascinante del suo tempo. Una considerazione un po' frivola forse, ma in realtà non si riferiva alla persona, quanto alla sua arte, che gioca con la fascinazione come nessun'altra in questa nostra contemporaneità. La volontà di fascinazione è dimostrata perfettamente in questa carrellata di specchi, dove Anish Kapoor sostiene di voler suscitare stupore, illusione ottica, spaesamento percettivo. In effetti qui, con la deformazione data dagli specchi, perdiamo la visione di noi stessi. L'immagine che ci viene riflessa è un'immagine virtuale. Tutto questo è esattamente come la galleria degli specchi di un Luna Park. E allora c'è da domandarsi, forse questa, come dire, motivazione, questa dichiarazione di intenti dell'artista è un po' ingenua. Questo accade sovente ai grandi artisti. Diffidate degli artisti che parlano, che motivano, che spiegano. Questo vuol dire tendenzialmente che la loro arte comunica poco. Vuol dire che l'arte loro non canta, nel senso più proprio della poesia. E quindi non arriva all'obiettivo, non giunge là dove deve arrivare. Detto questo, forse gli specchi di Anish Kapoor rivelano un aspetto più profondo di quello che lui stesso non vuole dire. Vediamo che qui non è tanto una questione di spaesamento percettivo. Qui il tema si pone rispetto a nuove dimensioni che si aprono. In realtà l'illusione fa sì che noi si acceda a nuovi ambiti. Ecco che lui scava nel vuoto, scava nel vuoto, in questo scavo recupera spazio, conia nuovo spazio. Ecco, Anish Kapoor crea lo spazio. E al contrario della scultura tradizionale che riempie il vuoto con i suoi volumi, lui in verità crea nuovo spazio. Anish Kapoor è l'artista che crea lo spazio. Questa immensa installazione si intitola My Red Homeland, cioè il rosso della sua India in verità. Anish Kapoor infatti nasce a Bombay 57-58 anni fa e quando ne ha 19 lascia la sua terra, dove peraltro ha frequentato le scuole, e arriva in Inghilterra per studiare arte. E l'ha studiata bene, al di là della meraviglia delle sue opere. Solo i riconoscimenti, i premi prestigiosi che hanno costellato la sua carriera ne sono testimonianze. Torniamo al rosso della sua India, il rosso della sua terra, il rosso dell'arenaria di quelle geografie, ma anche il rosso del sangue, della geografia anatomica di tutti noi. Ecco che il rosso, per Anish Kapoor, è il colore dell'appartenenza, come quella macchia di pigmento che le donne indiane mettono sulla loro fronte. Il rosso è il colore dell'origine, il retaggio delle sue radici. In questa scultura, in questa installazione, emerge un altro elemento straordinario, ovvero che nello spazio, in questo gigantesco spazio, si coniuga anche il tempo. Ma il tempo secondo quella peculiare concezione propria dell'essere umano. Cioè il tempo è un trascorrere che trasforma lo spazio. L'uomo non è capace di percepire il tempo in senso assoluto, ma sempre solo in relazione a sé e alla realtà che lo circonda. E qui il martello, col suo andamento lento ma inesorabile, trasforma ogni centimetro, ogni millimetro di questo spazio, esattamente come il tempo trasforma il nostro spazio, il mio volto, il vostro muro di casa, l'albero del giardino di fronte. E questa è l'emblema di unione di spazio e tempo.
Abbiamo detto che Anish Kapoor è l'artista che crea lo spazio, oppure, ed è questo il caso, crea forme che cercano lo spazio, forme che si espandono nello spazio a dismisura, che lo invadono per riempirlo completamente, che lo inglobano tutto per diventare esse stesse spazio. Ecco, questa è la prova che Anish Kapoor è l'artista che crea lo spazio. Sweetest.